Momentai ragazzi, sono Ross e bentornati in questo nuovissimo episodio di Prince of Persia. Le sabbie dimenticate, dopo milioni di anni siamo ritornati qua. Sicuramente sarete sorpresi e avete perfettamente ragione ad esserlo, perché lo sono stato anch'io. Sono riuscito a risolvere quel famoso bug della porta perché una volta premuto questa pressure plate qua a terra si dovrebbe aprire quella porta laggiù. Purtroppo la porta non si apre. Sì, siamo qua nello stesso punto dove ho interrotto qua, no? Dove ci sono le cose dell'acqua, qua dove puoi premere tutto quanto. Sì, come potete vedere, ho un po' meno potenziamenti rispetto all'ultimo episodio, perché ho dovuto ricominciare da capo, cioè ho dovuto rifare una nuova partita, purtroppo. Comunque, come ho detto, il problema è stato risolto molto teoricamente. Adesso è il momento della verità, della prova del 9, no? Come si suol dire. Quindi adesso, se io premo la pressure plate qui, la porta, cazzo, si apre. Sono riuscito finalmente ad aggiustare questo glitch. Andatevi a vedere lo scorso episodio e vedrete che la porta non si apre. Non si apre se io stavo qua su. Comunque, no! Ma sei scemo! Ma sei scemo! Porca miseria! Vabbè, tanto partiamo da qua, non è un problema. Che cacchio? Dai una spallata così. Allora, dobbiamo stare attenti alle frecce, no? E a queste cose. Quindi si dovrebbe fare una roba del genere. Finalmente! Ora finalmente possiamo proseguire. Possiamo proseguire. Porca miseria, quel glitch schifoso bastardo. Dai, siamo passati. Questo è l'importante, questo è l'importante. Allora, cosa abbiamo qua? Dell'acqua, dobbiamo scendere? Giustamente mi sono dimenticato di frizzare l'acqua. No, bisogna andare per di qua poi. Ora, non so se ho dei potenziamenti. No, 29 ancora. Vabbè, al momento c'ho questi qua, perché come ho detto ho dovuto ricominciare da zero, perché quando ho messo il perché per sistemare la cosa, purtroppo per qualche oscuro motivo non mi ha. Che cacchio è? Ah, ma va a tempo. Non mi ha tenuto conto dei salvataggi e quindi, cioè, almeno in qualche modo non era più compatibile e ho dovuto ricominciare da zero. Vabbè, ci ho impiegato poco, perché ho cercato di fare più in fretta possibile. Sembrava una speedrun quasi. C'è un salvataggio. Oh, allora, vediamo un po' questa nuova parte. Vabbè, qua abbastanza semplice. Vabbè, aspetto che scendi. Ah, ce ne sono due. Vabbè. Ok, ora facciamo un po' con calma, perché questa parte non so che cosa succede qua. La cloaca. Non so che roba sia. Aia. Allora, sai cosa? Faccio anche questo altro capitolo. No, via! No, questo è il brutto.
Questo è il brutto. Allora, senti. Sì. Grande così con la finisher. No. Non vedo niente con l'acqua però. Tutti i brutti sono rimasti vivi. Com'è possibile? Oh. Allora, potenziamento. E sai cosa? Ci facciamo. Questo cos'è? Ardore guerriero. Aumenta il danno causato dagli attacchi a base con la spada. Sì. Facciamo questo. Ardore guerriero. Abbiamo sbloccato furia guerriera. Aumenta il massimo del danno causato dagli attacchi base con la spada. No, dai. Cosa ci sta? Così facciamo un po' più danni. Applica le modifiche. Ok. Presumo che devo risalire. No, ma sei bastardo. Aspetta. No, aspetta, è un po' complicato qua, aspetta. Che cacchio. Perché in tutto questo devi tenere premuto la rotellina. In tutto questo. Sì. Allora, io da dove sono venuto? Da in alto, vero? Qua non si va. Ok, quindi per di qua. Allora. Presumo che questa sia la strada giusta, no? No! No, mi ci devo un po' riabituare perché come ho detto è da parecchio che non ce le prendo mano. Quindi abbiate pazienza. Allora. Vai. E sbampete. Teoricamente dovrei andare per di qua, vero? Molto teoricamente. O stiamo tornando indietro? No! Ma se io provo a scendere per di qua, che cosa trovo? Aspetta un attimo. Topi. Niente. Ma... Ah, è qua però non si aggrappa, mi sembra giusto. Va bene. Allora. Ah. Giustamente. Acqua, vai. Allora, devo salire e raggiungere quell'asse lì. Ok. Vai. Sali. Ah, ma ce ne sono due. Allora, devo fare in fretta qua. Perché qua l'energia scende anche abbastanza in fretta. Wow. Boss? È un boss? Porca. Ora se continua a spawnare i nemici, guarda, non... Sono anche abbastanza felice perché mi danno punti esperienza. In effetti sì, facciamo... Aia, faccio più male con gli attacchi base, con il potenziamento che ho fatto.
Ora qui ho bisogno dell'attacco del ghiaccio, insomma. Mi sembra di capire. Ghiaccio! Ecco. Che è rimasto tu? Là! E c'è una leva. Che è lì, vero? Sì. Come salgo? Da qua presumo. Sì. Dai. Dovevo fare un salto in più. Vabbè, poco male. Ok. Allora, questa leva cos'è che fa? Sposta l'acqua. Ok. Cos'è tutto spento? Tirandolo una volta si apre le cose qua centrali per poter andare di là, che c'è un cancello, però è chiuso, quindi poco serve. Quindi l'acqua ai lati, perché dobbiamo attivare il cancello, cioè più che attivare, aprirlo. Quindi 1 2 e infatti spero che non sia a tempo, perché altrimenti, oh, perché altrimenti mi incazzo e lo sai. No, non è a tempo. Ok. Benissimo, non mi devo incazzare allora. Pensavo che non ne si aggrappasse per un istante. E vai! Ah, qua su proprio. Sì, ma si vedono a malapena. No! Allora, scendi piano, eh. Sì, più o meno. Sali! No, ma veramente? Non riesci a salire lì? No, ma devo salire o scendere? Non ho capito. No, aspetta, sono arrivato da qua. Ah, ma là dovevo andare, mannaggia il Genflin. Pensavo dovessi scendere. Vabbè, ecco, in qualche modo, dai. Non avevo visto questo pezzo qua. Perché questa mi sembra tanto l'arena di un boss? Guarda perché. No, che poi non è neanche un boss, diciamo è più un mini boss, più che boss vero e proprio, direi. Allora. Potere del ghiaccio, perché qua sono in tantini, secondo me. Eh sì, perché quelle grosse ci viene impiego solamente 4 colpi ad ucciderle, quindi sì. Aia! E sbam, così grande. Queste finisher mi piacciono un casino.
Aia! Wow! Addirittura. No! Ma sbaglio o stanno dando meno orb rispetto ai livelli precedenti quando li ammazzi? E vabbè, ero già carico. Allora, lì vedo una leva, quindi proviamo ad andare per di qua. Molto probabilmente aprirà una porta. Non è vero. L'acqua. Allora devo fare più o meno... No, non ci arriva. Ah, ma qua dillo prima che dovevo arrampicarmi qua. Cavolo, stavo facendo le acrobazie più strane. Allora. Ah, ma proprio. Vabbè, niente di troppo complicato. Perché adesso qua è tutto un dritto e là mi fa proseguire. Non lo so, perché ho sempre l'impressione che vado in... Invece tipo contromano. Vabbè, sarà una mia impressione. Oh, vedo uno sberluccichio. Non vorrei che... Ah, c'è la cosa lì. C'è il sarcofago lì. Allora. Ok. No! Scusa, come fai qua? Ma perché non ha saltato? Veramente? Che pelo! Fail. Ah, vabbè. Aspetta. Ok, quindi la strada è per di qua ora. Ma che ca... E io volevo arrampicarmi qua. Però vabbè, senti, già che possiamo scendere, vediamo qua giù se c'è qualcosa di interessante, a parte dei vasi. Beh, bloccato. Ok, capito. Ah no, questi vasi non li rompo perché sono già tipo al massimo di tutto. Che cacchio fai? Sali. Ecco, una roba del genere. Perché sta crollando tutto? Cioè, crollando, tremando, non mi piace. No! Ah, ma qua devo fare un casino. No, aspetta, mi sto perdendo. No, ma qua devi fare un casino però.
Aspetta, dove cacchio sono finito? Troppo presto, non ci credo. Vedi, così devi fare. Ah, e adesso devi fare così, così, così e così. Questo palazzo è chiamato anche l'Oasi. Direi che è appropriato. Ok, siamo nei bagni. Ma li vedremo nel prossimo episodio. Sono contentissimo che sono riuscito a risolvere il problema della porta, perché altrimenti nei peggiori dei casi avrei dovuto interrompere la serie. Ma così non è stato e sono molto contento e spero che lo siate pure voi. Per cui direi che per questo episodio di Prince of Persia, le sabbie dimenticate, direi che è tutto. Vi ricordo che se siete ancora iscritti al canale, iscrivetevi se volete rimanere aggiornati sui prossimi episodi di questo gioco e di altri giochi. Metterò un bel pollice in su se è piaciuto questo episodio, ma raccomando di dire anche la vostra nei commenti. Noi ci risentiamo a un prossimo video.